E come dicevamo in apertura, il Papa ieri si era in mattinata risparmiato giusto quel pochettino per tornare pieno di energia in mezzo ai bambini. Abbiamo visto le immagini video curate da Maria Pia, dove il Papa, ecco, è riuscito a coinvolgere i bambini ad ogni piè sospinto. Un entusiasmo veramente atteso, ma sempre meraviglioso, e che ci dà una carica speciale in questa giornata. Abbiamo già Fra Enzo pronto proprio perché è stanco, ma è quella stanchezza piena di gioia, vero Fra Enzo? È verissimo, una stanchezza piena di gioia. Hai fatto la sintesi di questi momenti. E stanchi i bambini, stanchi gli accompagnatori, stanchi i volontari, ma strafelici tutti quanti. Credo che la cifra dell'incontro di ieri la vorrei sintetizzare in un'affermazione che una bambina di Gaza mi ha detto. Dice Padre Enzo, ma noi vogliamo bene ai bambini palestinesi, ai bambini israeliani. Ecco, i bambini ci insegnano questo. E poi il Papa nel rispondere a tutte le domande. Adesso vi faccio una confidenza. Quando abbiamo raccolto le domande, perché abbiamo cercato di essere proprio autentici in questo, di lasciare proprio la parola ai bambini, erano centinaia di domande. Poi le abbiamo portate a 50, poi a 25. E poi a 14 e al Papa abbiamo detto, Padre Santo, sono 14, avevo proprio la sintesi di queste 14, dico ne puoi scegliere 5 in modo che c'è un po' di dialogo. Lui ci guarda e dice, no, rispondo a tutte e 14 le domande. Questo per dirvi che il Papa ci teneva davvero, voleva parlare con i bambini, voleva lasciarsi stimolare da loro. Ecco, E adesso questo chiedo è. se hai ancora un minuto. Volevo chiedere alla regia se la mandiamo una di quelle domande, perché Franzo, io in realtà, dovendo comunque oggi, come sai, in questa giornata a un mese dall'inizio di tutta questa tragedia, riparleremo anche dei bambini appunto di Gaza e degli ostaggi israeliani tra i quali ci sono i bambini. Allora riprenderemo anche il filo delle domande dei bambini al Papa. Però se la regia ci può mandare una di quelle domande che avevamo preparato, la puoi commentare, altrimenti continuiamo la nostra chiacchierata. I bambini torneremo a sentirli al termine di questo nostro programma. Prego. Adesso c'è Rania, 12 anni, dalla Palestina. Caro Papa Francesco, sono Rania e sono di origini palestinesi. Volevo chiederti, ma se comincerà la terza guerra mondiale, la pace non tornerà più? Hai fatto una domanda che tocca anche la tua terra, che soffre tanto in questo momento. Si scoppia la guerra è scoppiata già, cari. Sentite questo, la guerra è scoppiata in tutto il mondo, non solo in Palestina, è scoppiata nel sud dell'Africa, è scoppiata nel Congo, è scoppiata nel Myanmar, è scoppiata da tutto il mondo. Sono guerre nascoste nel Mozambico, tutto il mondo. Noi stiamo vivendo una guerra brutta e la guerra ci toglie la pace e ci toglie la vita. Dobbiamo pensare un po', lavorare per la pace. Lo diciamo insieme a bassa voce. Lavoriamo per la pace, tutti. E questa ragazza, che si chiama Rania, la patria di lei è in guerra. E si soffre tanto. Facciamo una cosa in silenzio, facciamo un saluto con la mano a Rania e a tutta la gente della sua patria. E tu fai sapere alla gente di Palestina che tutti i bambini hanno salutato. La pace è bella. Tutti, la pace è bella. Grazie Raina. Grazie. Grazie.
Anche Rania è una principessa, anche la piccola Rania, non solo la celebre Rania di Giordania, che sicuramente ha fatto e sta facendo la sua parte appunto per portare pace. Fra Enzo, allora, tutti questi bambini adesso sono già ognuno nel suo ambiente, come continueranno? Come ci rassicurano che costruiranno un mondo migliore? Intanto sono bambini, voi l'avete notato, mentre chi ha seguito la diretta, molto molto attenti erano. E questo ci ha sorpresi tutto, ha sorpreso tutti davvero. Avete visto come quando il Papa, non solo nelle domande, ma anche quando c'è stato il dialogo, nelle risposte, nelle domande del Papa, c'è stata un'attenzione incredibile. Io credo che già in questo noi abbiamo avuto dei ceffoni, noi adulti, che quando sentiamo parlare gli altri, a volte non ascoltiamo, a volte sì, diciamo le solite cose. Lì c'è stata un'attenzione che ha sorpreso, segno che i bambini si erano preparati, hanno vissuto davvero tutto con entusiasmo, ma soprattutto che sentono, hanno capito che loro possono essere davvero da stimolo, da provocazione verso gli adulti. Ora io dico solo questo: l'uomo che non li ascolterà non è degno di essere uomo, non è degno di essere né padre né madre, né politico e né governante, né insegnante né accompagnatore, perché la nostra prima qualità di adulti dovrebbe essere quello che è stato il tema dell'incontro: impariamo da loro e a noi stessi ritornare in quella promessa che ci eravamo fatti da bambini e che rimane comunque il nostro sogno. Chiunque, ciascuno di noi desidera pace, desidera relazioni, desidera un mondo pulito, desidera acqua pulita, desidera aria pulita, desidera vivere riconciliato. Ecco, non rispondere a questo significa tradire la nostra umanità. Tradiamo prima noi stessi. Ecco, Padre Enzo, ieri dicevamo che il Papa, per sua stessa missione, avrebbe accompagnato questi bambini come Papa e come nonno. Li ha presi per mano ieri, li ha guidati, li guida verso il futuro. Mi veniva da pensare, quando facevi queste riflessioni, che gli uomini e le donne che non ascolteranno questi bambini sostanzialmente non meritano il futuro, ma paradossalmente questo futuro lo possono negare appunto ai nostri bambini. Ricordiamoci la domanda che il Papa aveva posto all'inizio proprio della Laudato Si: che futuro vogliamo dare ai nostri figli? E lì ci ha interpellato in prima persona, a tutti ha interpellato in prima persona. Ecco, io credo che tocca rispondere seriamente e anche drammaticamente e con speranza, con gioia, a questa domanda: che futuro vogliamo dargli, che pianeta vogliamo consegnargli? Qua non si tratta di guardare solamente le quattro mura di casa, lo dico soprattutto per il grande mondo sviluppato, i 7 paesi più industrializzati del mondo. Qua non si tratta di guardare sto a casa e sto bene, c'ho il riscaldamento e c'ho i miei comfort e le mie comodità. Ormai non può andare avanti questo ragionamento. E allora, ecco, la bellezza dell'incontro che abbiamo vissuto, ma anche la sua, come diceva Sant'Agostino, il suo ipse mea magna questio, cioè questo incontro fa diventare una questione la mia umanità a me stesso. E così, andiamo avanti. È così, Fra Enzo. Stamattina sono arrivate due lettere, guarda, sono arrivate due lettere di bambini e io inizio la giornata così. Eccola che qua, meraviglia! Che bello, ecco. Che bello. No, è stato... Ecco la posta dei bambini che stamattina... Che bello, letto, ricevere la posta cartacea. Ti invidio tantissimo. Eccole qua, ma ce ne sono centinaia, eh. Eccoci qua, guarda. A riprova. Stamattina ce n'ho ancora qui, eh.
A riprova del fatto che la giornata di ieri lascerà un segno lungo e profondo nella coscienza di tutti noi, con l'augurio appunto che tutto questo possa generare un reale cambiamento verso quella pace che tutti auspichiamo. Padre Enzo, noi permettimi di salutare con buongiorno brava gente, di dare appuntamento alle persone che sanno o a chi non lo sa ancora, ogni sera, ecco, sulla mia pagina Facebook Padre Enzo Fortunato o su Instagram o su X, io incontro la brava gente e con loro spezzo semplicemente il pane della parola che ci dà la forza di andare avanti. Quindi alle 20:50 ogni sera, sono 3 anni, non ho mai interrotto questo appuntamento, forse 1 o 2 volte, per spezzare insieme il pane della parola, quella pagina dove si era collegato anche Papa Francesco dicendo: se non nutriamo la nostra vita con la parola è come non bere acqua e quindi non stiamo in vita. Quindi vi aspetto stasera alle 20:50 sulla mia pagina Facebook per buonasera brava gente. Grazie Fra Enzo, allora è implicito che ci consideri brava gente e questo ci fa piacere. A prestissimo, grazie mille. Buon lavoro a voi, una preghiera, certo, a Padre Pio. Certo, Pio, per tutte le belle intenzioni che vorrai indicarci, grazie. Buona giornata e a presto, adesso è il momento di fermarci un attimo e poi daremo la linea al nostro collega Nicola Morcavallo per le notizie del giorno.